indietro, alla fine poi scarica direttamente nelle mani di Stratis che vola dall'altra parte, sbaglia, segue benissimo Baldirossa, rimbalza e segue. Ed è una tripla bersaglio per Jerry Angren. Beh certo, adesso Reggio sta soltanto aspettando la fine, mi aspetto ovazioni del pubblico di casa per quando uscirà magari a fine partita Cincia e compagnia bella, e non solo lui, perché sono tutti dei piccoli eroi di questa stagione comunque memorabile per la squadra reggiana. Qui si butta indietro Baldirossi, bel movimento. Praticamente forse è l'ultimo time out della stagione per Attilio Caia e chiede ai suoi di finirla nel modo migliore, cosa che non mancheranno di fare, poi è chiaro che c'è anche Milan in campo. Abbiamo visto poco fa una clip con i canestri di Benti, il quintetto di canestro è buono. Perché chi si alza dalla panchina, che siano titolari, che siano secondi linee, poi alla fine sono in grado di mantenere un livello alto di gioco. Gran rimbalzo di Hopkins, poi perfezionato da sul cronometro. Qui rivediamo la magia del ciaccio, sì, che fa sembrare queste cose insomma, una cosa semplicissima, mentre qui... Però grande reattività. Lì Bentil doveva tirare e Heinz non se l'aspettava quel passaggio. Cinciarini con il possesso reggiano per provare a ricucire ancora un pochino questo strappo che ora è di 13 punti. Bel lavoro di Baldirossi, che poi con una sorta di errore per uno che ha giocato anche tanti anni in NBA qui, però appunto non trova il bersaglio Cinciarini. Con il consegnato per Crawford che ha segnato un canestro, vorrebbe trovarne un altro, invece riparte da Baldirossi. Baldirossi sempre per Cinciarini, bel movimento proprio di Baldirossi, palla resta ovviamente sul parquet, c'è da stringere i denti, l'ultima partita e poi sarà liberi tutti in casa. Fortitudo, taglio sulla linea di fondo di Hopkins che vede a sua volta il taglio di Baldirossi, non c'è alcuna resistenza, un'aggressività diversa, appena c'è spazio prendersi tiri. Dall'altra parte anche Hopkins ne prende uno, ma lo sbaglia, rimbalzo di Baldirossi che viene lasciato completamente solo. Fantinelli penetra e scarica per Alabopoulos che attacca, appoggia il tabellone con la sua classica mano mancina, vola Borra, rimbalzo ma non prende il pallone che è di nuovo della 1 Hotels. Transizione per la reggiana, scambiano Crawford e Thompson, poi Crawford chiede a Hopkins di andare via, ribalta per Baldirossi, la difesa è stata comunque mossa e allora Baldirossi ha un tiro gratis, lo manda a bersaglio. Justin Johnson riceve, poi va da Strautins, in consegnato Strautins fino in fondo per Baldirossi, tiro da tre punti importantissimo, parità, ma ancora un extra possesso per Reggio dopo un altro rimbalzo di Strautins che tira anche lui ma sbaglia ancora, incredibile, quarto rimbalzo offensivo consecutivo per Trento, si infuria in panchina coach delle Moline, pronto ad entrare in campo Johnson, non c'è fallo su Forrai e allora Reggio ha la possibilità di allungare, di andare con oltre un possesso di vantaggio, pallone verso Larson, palleggio del numero 55, scarica schiacciato a terra per Baldirossi, tiro da due. Transizione, vuole andare e lo fa da Jerian Grant mentre si prepara sul cubo dei campi Davide Alviti, qui Grant si lascia ingolosire, allora Baldirossi può correre in transizione, si appoggia comodo con le layup. Padiglia è sempre spazio d'otto. Baldirossi. Fallo, tre falli intanto per Reggio Emilia contro l'uno di Trieste. Cinciarini, la partenza sul fondo, lo scarico per Justin Johnson entrato in questo momento al posto di Strautins, entrato. Si riparte, meno di 4 minuti alla fine del quarto periodo. Thompson ha spazio ma non si prende il tiro, se lo prende Baldirossi dall'arco, lo manda a bersaglio. Thompson, non viene fischiato fallo, Johnson va corto con la tripla, poi rimbalzo ancora di Thompson, alza la palla per Baldirossi, Cinciarini trova la giocata alla sua squadra, sul ancora più tre, allunga la difesa la Reyer con Cerella a prendere Cinciarini a tutto campo, doppio blocco per il Cincia, ancora Cerella a restare lì davanti, Crawford
Ancora a servire il Cincia che attacca sul lato, però chiude bene l'area Mitchell Watt. Ribaldamento per Baldirossi, che ha una buona... Il momento per prendersi questo tiro. Cambia la difesa di Reggio, qui Thompson è bravissimo ad andare a rubare, poi magia dietro la schiena, si incarta un po', trova Olisevic, gran palla per Baldirossi e Reggio scambia con Baldirossi, 20 secondi per l'attacco, poco più di 50 per chiudere questo primo periodo. Tyler Larson torna dal suo regista che poi va sull'arco da Olisevic, spalla clamorosa per Baldirossi che si... Gli attacchi ragionati. Qui lo short roll di Olisevic che riceve, ma sbaglia il primo tiro da due della sua gara, è 0 su 8. Riapre per Baldirossi che scambia ancora per il lituano dentro da Hopkins. Poi bel taglio di Baldirossi, nessuno lo segue, non c'è l'aiuto dal lato. De Beck crea separazione, sbaglia il tiro, ma ancora una volta la qualità dei tiri di Sassari è tutto sommato molto molto buona. Cinciarini vuole il blocco di Justin Johnson, un po' telefonato questo pick and roll, deve andare nell'angolo da Stratis, torna in punta proprio dal Cincia che poi va da Baldirossi, tiro con spazio e Baldirossi segna una tripla, credito da Cinciarini, job torna da Robinson che ancora una volta vuole attaccare, questa volta Thompson è maestoso in difesa, propizia l'ennesimo recupero, transizione, bellissimo scambio, Baldirossi dall'angolo, da tre punti, è un piazzato e ancora bloccare per lo stesso tambone in angolo per Carlos Delfino che si alza dai 6 metri, errore, poi la lotta a rimbalzo che va a premiare la Reggiana. Larson prova a spingere, poi torna per Baldirossi a rimorchio, anche lui è prosciutto, che resta a meno 6. Ora Crawford aspetta Thompson in punta, arriva il blocco di Hopkins, ancora Baldirossi che viene perso, però nella sua mattonella la transizione in sovrannumero evidente per Reggio Emilia, Crawford perde però due giri sostanzialmente nell'attacco, allora la tripla di Olisevicius non è delle migliori. Baldirossi spaziato e liberi per prendere la spinta migliore, metti fai un passettino indietro e succede che senza accorgerti la tocchi e prendi la palla. Entra in campo per la prima volta in questa partita l'ex capitano della Virtus Baldirossi, che qui riceve e trasferisce. Come dico, sono 20 anni ormai che la Romy riamo per quello. Ed è veramente bellissimo, è un onore poterlo raccontare anche qui in Italia, ormai la terza stagione con la maglia della Virtus. Palleggio di Cinciarini, Reggio che vuole rientrare in questo finale, in questa partita, 4 minuti e 50 per chiuderla. Baldirossi deve prendere un tiro importante. Il nativo di Hazard nel Kentucky, lui che viene da Western Kentucky a livello universitario, sbaglia il secondo, ancora un rimbalzo d'attacco marcato da Dick Sanders. Il pallone per Cinciarini, poi il pick and roll con Diouf, Cinciarini attacca, scarica per Baldirossi, ribaltamento per Thompson, ma la difesa di Cerella è spettacolare, come anche positivo il close out di dietro del più 33 per Tariq Philip, seconda bomba a segno per il giocatore di passaporto britannico. Ora Candy per Baldirossi, entriamo negli ultimi 5 minuti di questa partita. Johnson vuole andare dentro, Baldirossi è bravo, prende. Hopkins a Crawford, Baldirossi, Zabia Iskus di Baldirossi, McNiss, il cacca Kosh McNiss, bravo, plus 9 Gostima, coi su concretni Justin Johnson, evo Zabia Konačnici, Baldirossi, Candy Strautins promašio u tricu, jednu je pogodio tamo još u prvoj četvrtini za prvo vodstvo Reggio Emilia 10-9. Candy Baldirossi, Toccian iskusni Baldirossi, 57% da 3 in stagione regolare. Gentile vuole provare a ripagarlo con la stessa moneta, non va a bersaglio però il suo tentativo da oltre l'arco. Hopkins mette tutti d'accordo e poi Crawford lancia la transizione in sovrannumero e giro che però non viene accolto. Si rimane allora sul 25-34, è tornato intanto sul parcheggio Svaldas Olisevicius, prova a rubargli la sfera Ale Gentile, è tornato anche Leo Candy, doppio Alessandro Gentile, doppio playmaker, quindi
per Reggio Emilia, fa saltare il close out Lissevicius, scarica in angolo per Filippo Baldirossi, stanno però scadendo i secondi, tira in emergenza sulla testa di un avversario, Johnson vorrebbe servirlo col bounce pass, lo fa, Johnson tira letteralmente sulla testa di De Nicolao perché il mismatch è evidente, la tripla di Amato da oltre metà campo non va a bersaglio, prende addirittura le mani magiche del suo maestro di David Logan, che però comunque ha usufruito di un gioco di squadra molto ben eseguito, perché sia il tempismo del passaggio sia il tempismo dei blocchi sono stati alla base di questo canestro. Campo anche per Leonardo Candi, qui si muove bene. Un minuto di attesa, è arrivata finalmente la luce, diciamo così, del comando della gara. Adesso Reggio deve essere molto brava a non perdere la pazienza, soprattutto in attacco. È rientrato in campo Brian Crawford, che qui va con il palleggio, c'è il blocco di Baldirossi, insiste però con il palleggio, alla fine va proprio dell'ex giocatore della Virtus, gran palla qui di Hopkins per Baldirossi. Invece ha voluto prendere una posizione ancora migliore Bardella, è stato bravo, anche se si è preso qualche rischio di troppo a mio modo di vedere, però il risultato gli dà ragione. E canestri, e allora possesso pieno di vantaggio per la Gevi di coach Pino Sacripanti, 17 punti con 2 su 3 da 2 e 4 su 5 da 3, prestazione balistica davvero importante per l'ex tra le altre di Varese. Adesso Cinciarini vuole andare a esplorare l'uno contro uno proprio su Josh Mayo, Hopkins gli rimette palla in mano due volte consecutivamente, Cinciarini riparte dopo essersi arrestato, scarico in emergenza per Filippo Baldirossi che trova, finisce sistematicamente sparandoti in faccia una bomba che non lascia alcun diritto di replica, e nuovo +1 per i ragazzi di Pino Sacripanti. Cinciarini nuovamente in palleggio, Lissevicius porta il blocco, non viene però concluso il pick and roll, si spazia nuovamente Baldirossi che ne infila un'altra di Gudmundsson. È quello che si aspetta la gente, fa quello per cui è arrivato a Bologna, cioè segnare, fare canestro e infiammare il palazzetto. Bel pick and pop e Baldirossi risponde.